Ma è un appello alla responsabilità da parte di tutti, per cui l'appello a contemperare da un lato la voglia di libertà con il rispetto delle regole e col senso di responsabilità che nel momento in cui vengono meno, si abbassano i limiti, diventa molto più importante. Sicuramente ci vuole un po' di buon senso, ma ci saranno anche i controlli laddove il buon senso non ci sarà. Però è fondamentale in questa fase che ognuno di noi si comporti in maniera responsabile. Ci sarà una sorta di ripartenza, di riapertura, ci sarà entusiasmo, però questo entusiasmo deve comunque essere contenuto. Sì, l'entusiasmo è positivo perché si manifesti nell'ambito delle regole che ci sono. Ribadiamolo, non ci sono i censori, ma controlli comunque ce ne saranno. Sì, i controlli ci saranno, ripeto, per assicurare il rispetto delle regole laddove qualcuno vada oltre le regole consentite. Regole che poi sono semplici. Ma le regole sono semplici, ormai diventa come dire un'elencazione burocratica, le conosciamo tutte, quindi preferisco. Quindi indossare mascherine, divieto di assembramenti, igienizzazione delle mani e soprattutto tanto tanto buon Sì, senso. assolutamente sì. Cosa si aspetta per questo nuovo corso? Un grande senso di responsabilità da parte di tutti. Fino adesso come sono andate le cose? Un bilancio? Ma bilanci non mi sento di farlo, tanti cittadini sono stati responsabili, sono state anche delle violazioni, ma comunque tendenzialmente un senso di responsabilità dei cittadini si è percepito da parte di tutti. Dobbiamo continuare a implementare questa nostra propensione alla responsabilità contemperandola con la nostra voglia di libertà.